Ormai è una tradizione e dopo lo strepitoso successo del 2014 con Giorgio Montanini, Piazza 20 Settembre a Civitanova Marche ha accolto con oltre 3.000 persone lo show di Lil Greg, Occhio a quei due sketch. Occhio a quei due è un estratto di quello che abbiamo fatto a teatro, che è Occhio a quei due, che è uno spettacolo modulare di sketch, che ha come base la disamina degli aspetti dell'animo umano, quelli insomma più gretti e meschini, quindi si va dall'approccio all'altro sesso in tutti i suoi risvolti, cioè quello che si fa per irretire una donna nella maniera anche più biega, e la difficoltà che si ha nel dire a qualcuno che non lo si riconosce, quindi tutti i rapporti umani visti ovviamente dal nostro punto di umorismo, che è quello un po' surreale. Quindi il surreale non è l'irreale, cioè non è una cosa che non può accadere, è una cosa che può accadere, però se si verificano dei frangenti strani. L'evento è stato interamente gratuito e offerto dalla Banca della Provincia di Macerata, una delle realtà più in espansione del nostro territorio. Avevo promesso, pur avendo precisato di non essere in grado di assicurare l'attuazione della promessa, avevo promesso che se fosse stato possibile avremmo ripetuto lo spettacolo, per poi arrivare, così come stiamo facendo nella zona collinare, a far diventare possibilmente una tradizione quello di uno spettacolo estivo nella fascia costiera e quello di uno spettacolo invernale nella fascia collinare. Questo è un evento di particolare importanza per la banca, perché ancora una volta si rivolge a tutta la cittadinanza ed è il grazie con il quale la Banca Provincia Macerata vuole mettere a proprio agio tutte le persone, tutti i clienti e tutti coloro che simpatizzano per la stessa. Lo spettacolo di sketch e musica ha proposto alcune tra le gag più divertenti del duo comico, tratti, come abbiamo sentito, dall'omonimo spettacolo teatrale, e nell'intervista ai nostri microfoni abbiamo chiesto il loro rapporto con le Marche, dei loro progetti futuri e del loro rapporto con i fans, mutato dagli autografi ai selfie. Lillo ce l'ha molto con le Marche, non ho mai capito perché, le odia i marchigiani così, e io gli ho detto no, facciamola questa serata invece di... Sicuramente lo dice quando non ci sono queste cose, le dice, invece è arrivato a dirle pure con me presente, quindi lo scherzo che supera ogni immaginazione. Per quanto riguarda il porto delle Marche è splendido. Io la prima vacanza che feci con i miei genitori, che avevo 4 o 5 anni, fu a Senigallia, e Senigallia è in effetti poi il posto dove io vado ogni anno al Summer Jamboree. Poi ho amici a Macerata, in Ancona, ho dei parenti in Osimo, quindi ci vengo spessissimo. A settembre stiamo girando, perché cominciamo le riprese del film il 28 agosto, per cui siamo in piene riprese tutto settembre, giriamo per 7 settimane, quindi siamo in pieno lavoro, pieno set. TV pochissima, abbiamo in ballo una cosa che ci divertirà a fare probabilmente, con musicale e insieme a Bollani, quindi c'è questa idea di fare qualcosa di televisivo con lui, e sulla musica è una cosa di cui si sta ragionando, però di base gli impegni, cioè diciamo che tra radio, teatro e cinema siamo già belli carichi, per cui... Gli autografi erano più comodi in situazioni proprio di massa, perché non tutti avevano proprio la penna con la penna con il foglietto, per cui spesso si riduceva ad una veloce stretta di mano. Il problema dei selfie è che alcuni sanno usare velocemente, per cui la cosa passa con molto piacere. Alcune volte trovi qualcuno che è negato, che si sbaglia, che mette il film, che parte YouTube, e tu stai lì con questo sorriso stampato per circa un quarto d'ora delle volte, per cui... Non è vero, perché si dice sempre no, le nuove generazioni sanno maneggiare la tecnologia come,
come, non è vero, perché proprio, si impicciano tutti quanti, non sanno quando è non sanno mettere l'autore verso. Lo dico, la cosa più classica è la memoria piena, quella è la più classica di tutti, che stanno oddio la memoria piena, per cui devi aspettare che svuotano, cioè un po', cioè, ha delle controindicazioni. Anche perché le fotografie ormai non sono una cosa, la fotografia è una cosa che si scatta, poi neanche si rivede, si lascia così sul telefonino, nella memoria del telefono. Tornando alla banca della provincia di Macerata, il presidente Tartufferi ci fa un piccolo bilancio degli ultimi andamenti economici del nostro territorio, che ha visto l'istituto di credito che presiede tenere bene. E infine i progetti futuri con il direttore generale Cavallini, che fa una sorpresa per tutti i suoi clienti a partire da settembre. Ha superato grandissime difficoltà dovute alla disastrata situazione del sistema bancario locale e più ampiamente del sistema economico generale, ha superato grandissime difficoltà, le ha superate tutte, ha risolto tutti i problemi che c'erano anche a livello di copertura delle perdite d'avvio dell'attività e oggi è in una condizione di assoluto consolidamento effettuato e pronta per lanciarsi a nuove mete con possibilità di grandi sviluppi. Mi fa piacere che mi fa questa domanda perché io questa sera ce l'ho una importante informazione da dare. L'informazione è che la banca è pronta per essere al servizio delle imprese in modo vero, pieno, soprattutto per aiutare le imprese a andare in Europa, per sfruttare i fondi europei che come sappiamo vengono poco sfruttati. A partire da settembre avremo una struttura dedicata a cui tutte le imprese, le nostre grandi piccole imprese potranno rivolgersi e troveranno grande professionalità e grande disponibilità per essere accompagnate e portate con mano per sfruttare i fondi europei. Vai nella Bibbia!